mi faceva il giro solo. Sai che sei riuscito a fare il culo. I'm not going to be able to do that.
il Panatti è stato sospeso oggi in ora. Oggi in ora di certo Panatti, telefonato perché abbiamo facoltà di farvi scegliere moltissimi, moltissimi altri tipi di Europa. Però sì, avete questa grande opportunità, questa grande possibilità. Dicevo della nostra grande forza di arrivare con i mobili direttamente a casa vostra tramite la fabbrica. Stanno arrivando tante telefonate per loro, io lo credo, con 50, 60, 70 mila lire al mese, che potete prendere un orologio d'oro, che hanno delle cifre che sono indescrivibili. Noi...
Thank you.
Passando al fumatore, Jacopo mangia le tavole, è il 31 maggio, siamo felici e contenti, si è fatto questo inaudio, la sessione. Thank you.
desideri, un movimento con sospetti, automatiche simpatie, e nel mezzo del progresso di diversi colori, tra il nero, il verde e il moderno, tifiamo rivolta, tifiamo rivolta, tifiamo rivolta. Trapinto sono, trapassato dal futuro, cerco una persona, fragili desideri, a volte indispensabili, a volte no. Grazie.
consultados dijo que se gasta. Caro amico, funziona sempre come mai ogni volta sbaglio l'inizio. Ma a te piace la polvere, io sono convinto di sì. Senti questo suono sordo che viene a queste lettere stampate sul foglio. Eppure, in questo momento sono convinto che nessuno abbia mai usato la parola eppure a questo modo. Mi sono perso. Un po' di disidratazione delle idee, un fenomeno abbastanza comune a queste parti. Potrei cercare di spiegarti le radici etimologiche di tutto, ma credo che tu non lo sopporteresti. Lasciamo perdere. Adesso penso a te che sei da solo a casa tua, o meglio, al solito, in compagnia di gente con cui non vuoi stare. Io ti scrivo, ma non ti voglio parlare, altrimenti poi penso che tu sia importante per me. Ho bisogno di una doppia presa in giro in questi casi. Facciamo così, va. Si dice sempre nel film, ehi barista, una doppia presa in giro per me o un martini per il mio amico. Insomma, dicevo, la polvere davvero non ti interessa? Ok, ma il fatto è che io non ho niente di interessante di cui parlarti da solo. Scusa se c'erano queste maiuscole che tendono a dare l'impressione che io voglia. Oh merda, direbbe il vecchio deceduto Hank. Ciao bello, praticamente è finito anche questo foglio, amico, ma la prossima ti scriverò cose interessanti, lo giuro per Dio. Ciao bello. Hai notato lo strano formato nei miei fogli? Ah, al solito, ciao amico, e vedi che continua a sbagliare gli indizi. Questa volta ti parlerò del rapporto omosessuale che esiste tra Bukowski e un altro signore che comincia con Dio, Bruno Randuardi, Angelo, e Bukowski naturalmente è Bukowski, Charles, però due sono uniti dalla polvere. Il libro di Randuardi è la bancarella dell'usato, ricoperto di polvere. Il libro di Anca è la stessa bancarella, ricoperto di polvere. Differenze, Randuardi è ancora in cellofanato per Vicente Ottavi, anche in un cassetto segreto. Entrambi sono vecchi, entrambi costerebbero un 10.000 lire. Però, hai visto che c'è sempre la polvere? E te che dicevi che non era interessante? E poi pensa, polvere uguale morte, ho sempre detto che stiamo trovando. Poi, in pratica una bella giornata di... mettiamo settembre? Oh yeah! Mettiamo settembre. Questo prato è ricoperto di polvere, polvere di vario genere, non sto a sottilizzare, come cavolo si dice. Preferiresti che cominciasse a scriverti alla Marquez, o il fratello gemello di terzo grado ormai morto giaceva inclinato sottoterra nel giardino di zia Consuelo da 20 anni, e ormai l'acqua si infiltrava sorda ai sudici gemiti della carne che si disfaceva senza ritmo ma con un rumore assordante per il gemello ancora vivo, che stesa alle 3 di notte sul letto disfatto del suo sonno convulso, si teneva la testa fra le mani cercando di sfogliarne i petali di piombo che la paranoia illuminata da una candela. No, ho cominciato a scrivere con il mio stile. Non confondiamo il piscio con l'urino. Meglio suonare che stare zitti, meglio l'arte, la bella vita. Ma che domande sono? Vabbè, anzi, non te ne frega niente. La banca mi scrive, lo vedi, è quasi da sola. Ora vorrei andare a trovare Sid Barrett, e nel testo un po' ci sono già. I tuoi influenze musicali, e che me ne frega a me? Io voglio sentire come suoni, cosa produci, poi dirò se mi piace, poi parleremo di chi ci piace, ma come vedi, in virgola, è un altro stupidissimo discorso. Pensi che adesso ti saluterò. Oh, allora ciao, eh. Ciao amico, oggi è 25 marzo del 1994, anno secondo il mondo occidentale. Già, chissà come mai ci dimentichiamo sempre almeno, di tutto il mondo arabo, che non è una scontata. Come vedi posso ancora scriverti, questo grazie ancora alla banca che mi manda dei minuti di estratti conto, dicendomi a distanza di non so quanti minuti per sempre gli stessi soldi. Ti parlo un po' della mia vita quotidiana? No, vai, meglio di no. Questa volta volevo dire oggi, ti parlo del mio cappello di paglia. Anzi, tanto per non essere vanese, ti parlerò di un cappello di paglia. È a forma di cono, bello, bello. Con degli intarsi colorati. Ok, no, scusami, oggi non è giornata. Accontentati di questo che ti ho scritto fino adesso. E pensa, mi è rimasto solo un altro foglio di carta. Beh, oh, oh, ciao. Ciao amico, oggi è 15 aprile ed è di nuovo inverno. Ci leggi, ho detto inverno. Mi sembra di essere in barca abbracciato a un cuscino, tutto che un debito un po' ampola, ma di schiena latente. Non saprei davvero, ho voglia di dipingere urlando. Ma com'è questa storia che oggi si dipinge tanto al chiuso e non più all'aria aperta? O no, mi sbaglio? E non si scrive, né si suona né niente nell'aria aperta. Sarà che l'aria aperta a vederla fa sempre, ritengo lui mediamente, più schifo di quella chiusa? Oh, ma insomma, ma di tutto difficile. Qui non c'è più da parlare, c'è da fare, ti aspetto, torna qua che sei partito stamani, io già sento la tua mancanza. Dobbiamo fare un sacco di cose insieme. E io da solo non voglio farle. Ma
dura morte di chitarra, si prende una spiaggia e so di farti male, scarnino, e ci si piazza la chitarra, fine. Ah, hai notato che se in una parola italiana qualsiasi si piazza una W cambia tutto? Guarda, pizza, quadrato, culo, lucco, cumulo, muso, no, è già normale. Ma la verità è che io così ci sto scomodo, per mostrare un effetto che sarebbe definire velocità della luce, questo fatto ci mette un sacco di tempo a ritrovare la tua conoscenza. Mi capisci anche se scrivo male in italiano? Forse dovrei provare in finlandese. E poi quante cose, i polli, le giraffe, le mucche, il bottone, ah, dei pantaloni che mi stringe, e il prurito, la rosa, cioè in testa, forse l'aris, non meglio, lo specchio, lui, gli ossi, non volevo scrivere quella parola, ma insomma, tanto non mi segui già da un bel po', e ora ho una gentile reminiscenza. Ma sì, adesso torna per favore, ti aspetto, bello. No, davvero, torna, ti aspetto, ciao. Oh, ciao. Amico, sono passati circa 15 anni da quando avevo 6 e la gente non mi guarda più con gli stessi occhi. Tutto è cambiato e per me forse è stata una cosa improvvisa. Non me ne sono accorto in tempo per cercare di abituarmi piano piano. Non sono più un bambino, in effetti non lo sono più da un bel po'. In camera mia la simmetria è un po' scarsa. Prima di cominciare a scriverti c'era la chitarra per terra allineata al letto, l'ho spostata con un calcio. Stamani mi ha telefonato, la sua voce mi ha riportato indietro dal mondo dei sogni in cui ero stato per tutta la notte. Però mi ha fatto anche sentire solo, molto. Sono uscito per strada stamani, sono andato al mercato. Era come se fossi ad armi, vivo da solo in una città che non conosco, che non mi appartiene. Forse dovrei andarmi in qui, qui non ho più niente. Avevo, te lo confesso, il terrore che in tutta questa mattinata avrei parlato solo con te. E anche se la nostra telefonata è durata 45 minuti, non sarebbe poco in confronto alle 5 ore e mezzo in cui devo stare solo qui. Ho parlato con un amico incontrato per strada. Sono entrato in biblioteca a cercare un libro di pazienza, naturalmente non c'era. Qualcosa di bianco, niente. Sono uscito e nessuno dall'ambiente si era accorto che era entrato. In questa città non c'è quasi niente per me. C'è da stare da solo quando non ne ho voglia. Ma soprattutto non ci sei tu, te. Caro amico, mi sa che mi sono innamorato di te. Sulle scale di casa ho delle persone di legno un po' marcio, ma soprattutto ricoperte di muschio. Sono belle, sono mie, ma da quando le ho prese ho dovuto vivere lontano da loro. Non sono riuscito a portarle dentro la mia vita. E così una delle cose più belle che ho avuto in questi ultimi mesi l'ho persa subito, prima anche di poterci vivere. In compenso si fanno compagnia, ma adesso sono veramente morte. Vorrei abbracciarle e accarezzarle, ma ora mi sento già ipocrita nei loro confronti. Ho sbagliato tante cose, non posso nemmeno mettermi la mia maschera preferita. Tutte le persone che vorrei vedere non ci sono, sono lontane, sono irraggiungibili, semplicemente non hanno tempo per voler rivedermi. E io comincio ad essere stanco e vecchio per queste cose. Ho bisogno di una ricarica piena di pile. Tra un po' l'avrò, un nutrimento per il cervello e per i miei muscoli. So cosa intende, forse anche te. E tutto ciò dovrebbe essere politico. Ciao, bello. Tu sei con me. Au! Che un mio
adesso ma tu sei un tipo perché mi abbruzzi così? Io prima non ho detto nulla per ok in con Dragano sì dominare di un giorno paranoico. Salve a tutti, questa è una bonus track, si intitola Radio Sax 2. Thank you.
Ha ha ha!